storia di Davide Lazzaretti, profeta. Composizione di Angelo Pii, apostolo del medesimo, 1907. Canto primo, argomento. I disegni di Satana e di Dio, canto in prima, e dell'uomo misterioso, Natali, gesta del bene e del rio, pur conferenza d'un vecchio glorioso, il bene, il male, l'amor a desio, il passo militar, pericoloso, il sogno, la virtù, l'ordinazione che il vecchio detto le spose a visione. Canto primo. Giacea l'umanità come sepolta nel mortifero sonno del peccato. Satana n'attendea la sua raccolta nel mondo d'ogni vizio seminato. Si credeva compire alla sua volta qual che avea in antico disegnato, di conquistare a tempo cielo e terra dopo ingiusta e faticosa guerra. Ogni setta del mondo iniqua e sgherra sotto le sue bandiere militante ribelli di quel Dio che il bene asserra, formano il mostro d'eresia gigante. Per porre freno su questa atmosfera, il Padre Eterno, sdegnato per tante iniquità dei ribelli suoi, unisce e insieme ancora la Vergine Maria, con pochi suoi eletti figli, prega al Padre e mesta umilmente in mezzo a grandi eroi le fe per tutti utile richiesta, come per esso i vati prima o poi aveano profetato a chiare gesta che un figlio dell'uomo avesse eletto, per cui ne fosse Satana interdetto. E di nuovo tornar vorrei in assetto tutte le cose guaste col peccato, da un pio legislatore in imperfetto corso ridurre il mondo macolato. E col nome di Davide predetto, da Ezechiel, da Isaia, pastor chiamato, messo prence, monarca e capitano di gente eroica e santa, in senso arcano. La Vergine che mai supplicò in vano, l'antico con la forza ne presiede, trovandosi obbligato, lieto e sano, le concedette ciò che la richiede. Sol si ritenne il suo diritto umano per adoperarlo quando il tempo riede, per la sua vendetta di giustizia con ciò punir degli empi ogni inequizia. Ma chi sarà colui di qual milizia ne verrà il salutare delle genti? La storia che vi canto ve lo indrizza, in ciò porgete orecchio e state attenti. L'Italia è quella che tanta primizia condona
a beneficio delle genti, e chi non l'amerà da buon fratello, di sé e di Dio empio ribello. A piè del monte Amiato v'è un ostello, circuito da colli e da colline, lo prospetta l'antico monte Augello. Due fiumicelli li fanno confine fra le corna di questi. Alto castello sorge con le torrazza peperine, palazzi e case varie intorno a estese a borghi, e darci d'osso il nome prese. Per l'antica ed eroiche contese che fe guerrieri suoi contro i rivali, e onorate vittorie della cortese che vi portò a scanso dei suoi mali, e per le scienze che suoi dotti apprese, e per le fedeltà che principali reggenti dimostrarono in un tratto, così che capoluogo ne fu fatto. Ivi nacque un bambino che nell'atto del balbettio due lingue addimostrava, similmente quattr'occhi, due sul piatto della verga virile li celava. Una lingua li sparve, appena estratto li fu quel filo che la lingua aggrava, e per cui la sua madre Faustina ne ringraziò la gran bontà divina. Già questa donna di buona dottrina, del ceppato Biagioli discendente, del Lazzaretti il padre, paladina la sua prosapia, di illustre corrente, il suo nome è Giuseppe. Da mattina andò alla chiesa con un suo parente l'anno 1830, e poi vi metta al quattro ne compiti suoi. Fu battezzato al tempio in braccia a suoi nel mese di novembre, il giorno 7 Davide fu chiamato, e non va a noi ciò che il compare a voce gli promette, ov'egli profetizza: pria che muoi che dovrà essere re di genti elette. E cotal profezia, bene ispirata, sapremo come si è verificata. La madre le parea esser beata di tal figliolo, cui era il secondo, e lo nutrì ben lieta, affezionata, e netto lo tenea da cima a fondo, e forse lo spoppò dopo un'annata per ristorarsi dal natural pondo. Non anche tratto la prima gonnella sapeva fare qualche orazioncella. Davide, nell'età sua puerella, era vispo e castano di capello, e distaccato già dalla mammella, sviluppò e comparve grandicello. Nella sua adolescenza forma bella si mostrò in natura, lindo e snello. Diversanni alle scuole fu mandato, e dal padre del resto ammaestrato. Giuseppe il padre, che su vo notato, uso fare
col tempo il barrocciaio e in altre varie industrie era versato e di 7 figlioli era ben gaio. Davide farsi frate avea pensato e del mondo fuggir qualunque guaio, ma il padre lo distolse dal fecondo pensier che avea di rinunziare al mondo. Un giorno, essendo in una selva in fondo da Grosseto, non molto già distante, Macchiapeschi chiamata, ora rimondo, bosco che Veccana sovrastante, d'aprile il 48, quando in tondo lo cingea una nebbia luttuante, presso dei suoi giumenti se ne stava ed un certo rumore ne ascoltava. Ancor gementi l'occhi si mostrava, remissione di coscienza, attrito, quando improvviso gli si presentava un vecchio frate col mulo guarnito. Di fronte il giovanotto salutava con sorriso pietoso favorito, gli vi chiese un sentiero da vicino per seguitare a lungo il suo cammino. Il giovanetto, udendo il pellegrino, gli fece il suo dovuto schiarimento, fu soddisfatto ed osservò un tantino Davide tutto quanto, bene attento, ed egli, vergognoso, a capo chino, non sapea cosa dirsi a suo talento, quando che il vecchio vi soggiunse intanto: ditemi, giovanetto, avete pianto? A quanto dire dal singhiozzo affranto, non potea proferir nessun parola. Il frate lo incoraggia dal suo canto e con sagge parole lo consola. L'invita di narrargli i fatti in quanto della sua vita e per cui si induola. Ho pregato umilmente, in contrizione, gli fe di sé minuta confessione. Il frate ascoltò il tutto ed affezione gli diè consigli di buona dottrina, dicendo: la tua vita, o buon garzone, è un mister che in ultimo s'attrina. Il tempo ne verrà a maturazione e la ricolta allor farai divina, e per tanto mistero alto e profondo ammirato sarai da tutto il mondo. Un giorno lo saprai, quando il fecondo tempo si compia e l'ora sia vicina. Cerca d'esser devoto nel tuo pondo alla Vergine Maria, nostra eroina. Essa ti condurrà lieto e giocondo nel corso di tua vita pellegrina. Così di tasca una medaglia prese con un cordone, al collo gliela appese, e prima di lasciarlo in tal paese, con la sua destra man la sua gli strinse, e tanto fu il dolore che lo prese che di rossore tutto si dipinse. Si credette morire in quelle prese, che se non pianse la vergogna il vinse.
di ciò, a far silenzio, fu ordinato, sin che non era il tempo maturato. In tale situazione fu lasciato, scomparve il frate fra la nebbia folta, col muletto da tergo accompagnato, fra vespri e sandri nella selva incolta. Soletto il garzoncello, spaventato, si trovò sotto un elce alla sua volta, da una febbre convulsa fu agitato, che cadde a piè dell'elce, rannicchiato. Tremò un bel pezzo, benché copertato si fosse col cappotto e con le balle, e dalla sete, essendo tormentato, beve a fosso avea per le sue spalle. Dissipata la nebbia e disfebbrato, prese i giumenti e uscì da quella valle, alla capanna andò ove albergava, che una vecchia co figli l'abitava. La vecchia che nel volto lo scontrava, pallido dalla febbre già abbattuto, ad egli quel ch'avesse addimandava, perché il suo bel colore avea perduto. E lui rispose che una febbre brava l'avea ridotto, com'era avveduto. Ma tacque il resto di quel che ordinato gli fu, dopo l'incognito, mandato. Chi sia costui, dirò, e vi sia grato, ma ora udrete, quella vecchiarella mandò avvisare il padre in altro lato, di Davide gli diede la novella, che avendo udito che egli era ammalato, andò a trovarlo in quella capannella, che a polveraia lo condusse, e poi a casa tornò sano in mezzo a suoi. Ma quell'impulso che ebbe prima, noi cosa fu? Possiamo immaginare la man che strinse il vecchio re d'eroi, con il suo tatto lo fece tremare. È quello che convien che prima ingoi l'uom per venirsi tutto a preparare ad una fede di ravvedimento, che abbatte il vizio e dà risorgimento. L'adolescenza ne passò contento, menò una vita quasi mente santa, cantava allegro, dimostrò talento particolare ed influenza tanta. Ma giunto ai 18 anni, d'ardimento mostrò gran forza e di beltà s'ammanta, leale, coraggioso, ma sfrenato per vizi popolari andò offuscato. Comuni e cavalli affaticato, si guadagnava il pan con gran fatiche, nessun temeva nel suo proprio stato, guai se trovava qualche attaccabrighe. Un giorno presso Murci erasi andato, con un detto Badengo in prime righe, viaggiando col carbone alla contenta, un serpe grosso ad ambo si presenta. Badengo era sul ciuco, il guardo attenta, disse: per Dio non si va più avanti,
volto addietro, tutto si sgomenta, addita un gran serpente. In brevi istanti, Davide, sorridendo, gli s'avventa. Quello si rizza con fischi assordanti, per cui te lo strinse per la gola di tutta forza, senza far parola. Si dibatte il serpente, in su v'impola la punta della coda, avvelenata parimente la lingua in puntarola, mostra l'acuta essenza amareggiata, i fitti dentri che in bocca s'ammola, mi mostrò con la fauce già infocata, ma il giovane costringerlo n'attese fra le sue mani, vittima lo rese. Il serpente ben tutto si distese, fu quattro braccia lungo e fu spellato, in un grosso corrente il cuoio estese di centimetri sette, riquadrato, tutto lo ricoperse, e chi l'intese e chi ebbe tal fatto constatato furono meravigliati del coraggio e dell'eroe di veril Ignazio. Nella sua gioventù sembrava un maggio, per la maschil bellezza naturale e per la sua parola di vantaggio, attraente d'ingegno alto e speciale. Si innamorò del suo bel paesaggio, dopo che il padre suo, morte fatale, l'anno 53, tolse di vita, n'attese a completare la sua partita. La giovane che amore proferita l'avea per esser già con lui legata, per compiere la prole favorita, Carolina Minucci era chiamata. Il 23 d'agosto fu compita, 1856. Legata lo ebbe in matrimonio, esse la figlia e la condusse in seno alla famiglia. E così seguitava a meraviglia nella sua industria per andare avanti. Ebbe cinque figlioli e rassottiglia seco pensieri che vedea pressanti. Nel sabato faceva la vigilia a onore di Maria, madre dei santi, come quel frate udiste gli rivela che il suo gran nome sino qui si cela. Quando il 59 alzò la vela contro il tedesco, l'Italia e la Francia, il popolo si sveglia, piagne e bela, che i lupi ci avevano posti alla bilancia. Vittorio Emanuele la gran tela aveva intessuto per coprir la pancia ai denudati figli di riscatto con Garibaldi e liberarci all'atto. Davide, che non era mentecatto, mosso dall'amor patrio e dalla fede, lasciò la sua famiglia nel contatto della sua moglie, già pe figli in piede. Col general Cialdini andò, di fatto, a porsi al ruolo. Il posto gli concede nella cavalleria, e non fu tardo a farsi guerra a Castel Figardo. Dalle Marche
e dall'Umbria dal gagliardo generale passò. Poi venne a fronte de Pimondan, generale Codardo, cui fu ferito presso un piccol monte. Davide tra le braccia con Gagliardo coraggio il portò via, che parve un conte, e come per miracolo scampato tra le palle nemiche e fu salvato. Terminata la guerra col papato, a Napoli n'andò col reggimento, presso della caserma situato giaceva di ristoro un casamento. Una ragazza dal viso rosato addivenne amorosa in un momento di Davide, e libero il credea e di farselo suo pensato avea. Maria, Davide un giorno le dicea, ingannereste a crederti mia sposa. Io sono un ammogliato, e cosa rea il fare inganno a te con altri osa. Io ti vo bene, anzi il mio cor si bea del bene che mi vuoi sopra ogni cosa. Ma prima che io ti faccia tradimento, per l'amor tuo vorrei morire al momento. La donna, nell'udir l'appuntamento del suo creduto amante ben leale, non si turbò né fece vanamente, ma seguitò ad amarlo naturale, anzi gli discoprì con dirgli attento: contro di te v'è una congiura tale, per gelosia di me ostinata e forte, che uno d'essi ti vuol dar la morte. Difatti, uscito fuori da quelle porte, lui s'imbatté per un dei congiurati, che con offese simulate storte lo insultò con motteggi scellerati. Davide, con parol fondate e accorte, lo esortò a lasciar cotal peccati, che sorpreso il rivale per giustizia si scusò col fratello di milizia. Un giorno, passeggiando per Dovizia, si imbatté in un malato bersagliere, languido e diffinito, in gran tristizia, che provò nel vederlo un dispiacere. E presolo a braccetto d'amicizia, lo condusse dov'era un locandiere, e da sue spese lo fe nutricare, sinché dal male non venne a sanare. Lui non sapea come ringraziare il suo benefattore assai cortese, ma lui gli disse: non ti sgomentare, da buon fratello ti ho fatto le spese. E ciò in pace lo seppe mandare, e mille buoni auguri a dargli attese. E così ritornarono al suo posto di milizia, come vi ho deposto. Un altro giorno ravvisò ben tosto un cane che addentava un corpo umano, che giacea morto dalla strada scosto, ov'era un campo. Accorse al caso strano, o sceso da cavallo, sendo accosto, pria fece al carnivoro un grido arcano.
Poi gli scavò una buca lì vicino e il corpo sotterrò, Garibaldino. Un tenente lo vide per destino e da vigliacco lo venne a trattare, e qual fosse un birbante o birichino, perché il cavallo ne venne a lasciare. Davide gli rispose senza inchino che non era vigliacco in tale affare, come lui lo trattava in tal giornata, perché misericordia aveva usata. Da una parola all'altra rimbeccata, l'uno contro dell'altro andò focoso, avendo ambo la sciabola sguainata, s'attendeva un duello sanguinoso. Tra mezzo da ben due corse imparata altri bravi soldati, scuol fastoso, e Davide fu preso e fu legato, dopo averlo ben tutto disarmato. E così, ingiustamente imprigionato per aver messo un morto sotto terra, sotto il consiglio di guerra passato per aver punizione iniqua e sgherra. Di questo caso lo seppe il soldato che lui sovvenne, la parola afferra, al giudice si andò a presentare, che Davide doveva condannare. Gli venne tutto il bene a raccontare che l'aveva fatto essendo disfinito e che non lo credea di malaffare in nessun caso di qualsia partito, e che gli rincrescea udir parlare che essere doveva annichilito, che per prova speciale di coscienza potea si revocare crudel sentenza. Quel giudice l'attese con pazienza e parea che dormisse, ed era sveglio. Il Davide rompe l'innocenza, che del tenente era più giusto e meglio. Rivocò nell'istante la sentenza, perché il timor di Dio mi facea sveglio. E con sommo contento degli amici si tornò in libertà nei dì felici. Carolina sua moglie, gli infelici pensieri l'agitava di famiglia. Il male avrebbe messo le radici, quella discarnia col tutto sconfiglia. Di Napoli, lasciate l'appendici, quel reggimento corse a meraviglia. Ad Empoli si venne a rifermare, ove la moglie sua l'andò a trovare. Ai superior di lui a presentare si venne Carolina, ed umilmente gli richiese dovergli congedare il suo caro marito là presente. Di sua famiglia le venne a narrare circostanze e bisogni parimente, che il superior per farlo il suo dovuto congedarono Davide assoluto. Ritornato in famiglia, ravveduto del male che credette avergli fatto, riprese il suo mestiere, risoluto a rimetter le dotte, parve adatto. Per Orbetello e Siena conosciuto, fu come uomo commerciale esatto, pieno di carità e d'affezione, che sovvenne in più tempi più persone. Allo studio avea
molta passione. Scrisse e compose molte poesie di vario metro e varia posizione, che saranno stampate in un bel die. Un bel tempo passò, che in ablevione andò, dopo che il frate gli apparie. Dal 48 giunse a 68, che quel buon vecchio non gli fe più motto. Così cantò Angelo Pi, canto primo, fine del primo atto.